arriveranno una marea di cose, lo so. Però tenete presente due cose. Uno, sono acquisti di giugno e luglio e io non sono ancora entrata neanche in un negozio con i saldi, cioè sentite che brava. E in secondo luogo, molte delle cose che vedrete sono dei regali sia di amiche che per l'anniversario di matrimonio, come regali vari, quindi insomma sono evidentemente giustificata. Sempre accumulo un po' di cose in circa 2 mesi di acquisti, regali o cose varie, e vi faccio di solito un video appunto per mostrarvi un po' cosa ho comprato o cosa mi hanno regalato. Allora parto con l'acquisto più vecchio, che risale circa inizio giugno, e praticamente mi sono recata in questo grande Toon Store in zona Mantova, perché io e un'altra ragazza dovevamo prendere dei regali per un matrimonio. Oltre alla zona, diciamo, della Toon con tutte le ultime collezioni, c'era anche una piccola zona outlet in cui alcuni pezzi erano scontati del 50%. Tra queste cose io ho visto l'agenda della Toon e non ho resistito. Allora, non entro nel merito del contenuto dell'agenda, perché ho già fatto un video sull'agenda, ve lo lascio linkato sia in descrizione sia qui da qualche parte. Io prima di questa usavo, e uso tuttora in realtà, una Filofax, che però aveva gli anelli molto molto stretti, e dato che avevo messo tante sezioni, ogni volta che giravo pagina gli anelli si aprivano. Quindi cosa ho fatto? Tengo la Filofax solo per l'agenda, quindi per i diari, diciamo, settimanali, mentre per tutte le altre necessità, principalmente legate a YouTube, quindi video di preferiti, commenti ai libri, commenti ai film che solitamente mi annoto, utilizzo adesso questa agenda, che è effettivamente bellissima. Praticamente si apre il bottoncino, ha il classico simbolino della Toon e praticamente dentro è fatta in questo modo. Ripeto, non entro nel merito di queste sezioni perché ve le ho già mostrate nel video dell'agenda, però effettivamente non potevo non prenderlo. Poi, visto che ho parlato del matrimonio appunto in occasione della Toon, vi mostro un altro acquisto che ho fatto sempre per quel matrimonio. Vi ho già parlato di questa cosa nel video dei preferiti, perché ero damigella della sposa, quindi l'abito lungo verde che vi ho mostrato nel video dei preferiti. E per il matrimonio mi sono comprata appunto anche un paio di scarpe. Non avevo nessun tipo di sandali, ero completamente rimasta senza sandali eleganti, ho solo quelli da zeppa con cui vado a lavorare. E di conseguenza ne ho approfittato per prendere appunto questo paio di scarpe. Sono un tacco 10, quindi insomma non basso, ma neanche eccessivamente alti. Io le ho portate, vi dico, tutta la giornata. Io ho dei piedi difficilissimi, qualsiasi paio di scarpe, anche la ginnastica, mi fanno male. Queste, a parte mettere un piccolo cerottino dietro prima ancora di indossarle per sicurezza, io non ho fatto, e dalla mattina alle 9 più o meno, alla sera, perché il matrimonio dura tutto il giorno, a me non hanno fatto male. Sono carine perché dietro hanno la cerniera, coprono e avvolgono quindi tutto il piede, e so che viste così non dicono niente, ma vi garantisco che indossate sono veramente molto 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 belle. Poi, visto che vi ho parlato di scarpe, vi mostro invece un acquisto molto molto più recente, perché l'ho fatto prima di partire per le vacanze. E in realtà, adesso che ci penso, questo l'ho fatto con i saldi, quindi metto pure una bugia prima, perché prima di partire per le vacanze sono andata in questo negozio perché servivano un paio di scarpe da ginnastica a Davide, e con l'occasione mi sono presa anche un paio di scarpe. Sono della Canadians, non so come si chiama questa marca, sono simili praticamente alle All Star, sono molto molto carine, io le ho indossate per tutta la settimana al mare con una gonna lunga, con degli shorts, e effettivamente sono molto belle. Adesso per l'estate io come scarpe da ginnastica avevo solo le New Balance, che sono un po' pesantine, diciamo. Adesso con le gonne lunghe e con gli shorts, un paio di scarpe così in tela sono molto più comode. E vi dico, le ho pagate pochissimo perché con i saldi dovrei averle pagate sui 15 euro, quindi effettivamente molto poco. Poi passiamo invece agli acquisti più beauty. Allora, per gli acquisti beauty ne ho solo due più un regalo. Allora, ho comprato questo smalto della Pupa, della linea Satine. Io non so se le ragazze hanno visto che in profumeria la Pupa ha lanciato un sacco di nuove linee di smalti, da questa linea Satine a quelli effetto jeans, a quelli effetto con i microgranuli. Sono un sacco di smalti nuovi. Io ho voluto provare questo rosa della linea Satine e devo dire che è molto molto bello. Nel momento in cui voi lo applicate, aspettate tipo un minuto e praticamente il smalto si solidifica con un effetto matte, ma satinato, quindi un matte satinato molto molto carino. Volevo provarne anche degli altri di queste linee, volevo provare anche quello con l'effetto jeans, però assolutamente promosso. Non posso dire però la stessa cosa di un altro acquisto, cioè di questo mascara della Essence. Penso che l'abbiate visto perché molti youtuber ne hanno parlato sia qui su YouTube sia in vari post, nei blog, ma io effettivamente non mi sono trovata bene. Perché?
Allora, io di solito vi dico che con il mascara della Essence mi trovo abbastanza bene, o meglio, io uso le Love Extreme da diversi anni, ormai mi sono sempre trovata molto bene. Con questo, no. Nel senso che metti qui tu lo stendi, ha un effetto allungante molto molto bello, cioè allunga veramente le ciglia, e poi dopo pochi secondi, quando sei ancora davanti allo specchio, metti proprio le ciglia che tendono a scendere. Quindi l'effetto che ha dura veramente 2 minuti, poi le ciglia iniziano comunque a scendere. Quindi sinceramente, almeno su di me ha questo effetto, quindi non mi sono trovata, devo dire, così bene. Poi, ultima cosa, per l'angolo beauty non è un acquisto ma è un regalo che mi ha fatto Francesca, cioè Lady Misha, qui su YouTube. Sono venute a trovarmi tre ragazze, l'avevo già detto all'inizio del mese scorso, cioè Tania, Francesca e Giada, e mi hanno riempito di regali, quelle tre pazze. Il primo che vi mostro appunto è quello di Francesca, che è legato al mondo della cosmetica, comunque della bellezza, e sono un kit di crema corpo e shampoo al mandarino verde. Voi non avete idea di che profumo hanno queste due cose. Sono della marca Natura Equa, che io penso, non vorrei dire una cavolata, che li tenga lei nel suo negozio. Allora, il kit era formato praticamente da questa crema corpo, il shampoo doccia e la saponetta. Allora, voi non avete idea, avete detto, del profumo che hanno queste cose. Io non li apro perché rischio di snipparli da qui all'eternità. Poi, sempre in occasione di quell'incontro, ho ricevuto una cosa che la maggioranza di voi mi ha notato nel background degli ultimi video. Io non ve mostrata perché ho avuto spazio per raccogliere un po' di cose da mostrarvi nei video acquisti, ma io penso che il 90% di voi me l'abbia commentato nei commenti degli ultimi video, e sono queste due scatoline di Gorgeous fatte a libro. Sono due scatole, appunto molti mi hanno chiesto cosa fossero, sono due scatole che però hanno la forma del libro, vedete, della marca appunto Gorgeous, e dentro questa scatola ce n'era una più piccola, serie Matrioska, anche questa che si apre. E sul dorsale di questa scatola più piccola c'è scritto I found my family in a book. Poi, altra cosa che mi hanno regalato a quell'incontro, cioè io ho detto che sono tre pazze, è questa cosa bellissima per la casa. Cioè, guardate cosa non è questa scatolina porta bustine di tè. Allora, a parte che io amo molto questo stile di arredamento, lo shibby chic, quindi sia negli oggettini, sia nella cucina, nell'arredamento, la sala, moltissime cose che richiamano questo stile, che è tipico di Maison du Monde, ho la scritta anche sulla mensola della sala, piuttosto che le candele. È uno stile d'arredamento che a me piace moltissimo. Sto cercando di riarredare casa, se mi deciderò a ridipingere questo proprio di pareti. E tornando alla scatola, perché io mi perdo in mille chiacchiere, questa scatola è bellissima. La scatola appunto porta bustine di tè in stile shibby chic, qua anche le scritte, quindi la parte sottostante. Sopra la parte in plastica e appunto ha classici spazi, diciamo, per le bustine da tè. Cosa non è questa scatola? Cosa non è questa scatola? Poi, altra cosa che ho ricevuto nel mese di giugno è un regalo di Davide per l'anniversario di matrimonio. Ve l'ho già mostrata nel video dei preferiti perché non potevo non inserirla tra i preferiti di giugno, perché è una delle cose più belle che io abbia mai avuto nella mia vita. L'ho desiderata come non so cosa, questa borsa, ed è una borsa fatta a libro. Io l'avevo vista, erano 2 anni ormai che la tenevo d'occhio su Etsy, perché ne ho viste diversi modelli, ma fatta così bene io non l'avevo mai vista, che fosse rifinita così bene la copertina, la parte interna. Cioè, questa è la copertina, che è tutta in rilievo, la dorsale è veramente bellissima, e anche la parte dietro con tutta la scritta delle citazioni del libro, e vi dico che anche l'interno è fatto veramente benissimo, perché io ve l'ho già mostrato ma ve la rimostro nel caso non avete visto il video dei preferiti. È tutta in raso, se voi non vedrete niente, è tutta in raso con la catenella, diciamo, per poterla indossare. Questa borsa è veramente bellissima, io l'ho desiderata, voi non potete neanche immaginare quanto io l'abbia desiderata. E vi dico, le tenevo d'occhio diverso tempo su Etsy, questa ragazza che ha il negozio ne fa di diversi modelli, di diversi modelli, in realtà i modelli sono tutti così, però con diverse copertine di libri, e Geneira era in assoluto quello che a me piaceva di più. Ho amato moltissimo questo libro, poi anche la copertina mi piaceva molto come stile di borsa, ero follemente innamorata di questo libro, e vi ho detto, quando l'ho visto praticamente si è fermato il mondo per 10 secondi. Poi passiamo all'ultima sezione, che è quella dedicata agli acquisti per il mare. Allora, anzi, agli acquisti per il mare e al mare. Allora, prima di partire per il mare ho comprato una crema. Premessa, io ho una pelle terribile, io mi scotto praticamente sempre. Utilizzavo l'anno scorso una crema protezione 50 per i primi 2 giorni, perché ero partita molto bianca, e nonostante la crema 50 mi ero comunque venute fuori delle piccole macchie nel décolleté praticamente, e nella parte alta delle spalle, che sono i due punti in cui io mi scotto praticamente sempre. Nonostante la crema 50, quindi non ti abbronzi neanche così tanto, mi erano venute fuori queste chiazze rosse davanti e sulle spalle. Quest'anno non ho preso una 50, ho preso una 30, perché non avevo trovato la 50 prima di partire, sperando, ho detto, casomai mi metto la soglia un pochino meno,
Ho comprato questa crema della nuova linea della L'Oreal che ha fatto anche appunto i solari e ragazzi io vi dico che non mi sono assolutamente scottata, ma per niente, nessun eritema, nessuna macchia rossa, niente. Non ho mai trovato una crema che proteggesse in questo modo, cioè l'anno prossimo la ricercherò perché con il mio tipo di pelle che mi scotta nel momento in cui scendo praticamente dalla macchina, una crema così buona e così valida veramente non l'ho mai trovata. Ho utilizzato la 30 per i primi 3 giorni, poi come sempre scalo e sono passata alla 15 della BBO in quel caso, perché comunque quando sei un attimo abbronzata posso permettermi di scendere ad una 15, tenendo però la 30 sulle spalle e sul décolleté perché altrimenti lì mi scotto sempre. Una crema così buona io non l'ho mai trovata, quindi se dovete partire per il mare, se anche voi avete una pelle come la mia molto molto delicata che tende ad arrossarsi sempre e comunque, questa crema io ve la straconsiglio. Poi, ultima parte, passiamo agli acquisti invece che ho fatto al mare. Il primo acquisto che vi mostro l'ho preso a Gallipoli una sera, siamo andati appunto in questo centro dove si camminava tra le viuzze piene di negozietti con le cose irresistibili. Io in realtà cercavo da diverso tempo un cappello per la spiaggia, magari per quando, io di solito lo metto quando cammino sul bagnasciuga, che di solito mi scotto praticamente sempre, mi viene mal di testa, e ho preso un cappello assolutamente modesto, invisibile e discreto. Cioè quando l'ho visto io non ho resistito, cioè so che è un cappello abbastanza grande, abbastanza importante, ma veramente quando l'ho visto non ho resistito. Cercavo appunto un cappello abbastanza grande, vi dico, non cercavo i classici cappelli di paglia molto molto piccoli, e questo mi ha protetto quando camminavo, oltre alla testa anche le spalle, quindi la parte superiore delle spalle e il décolleté, mi ha permesso appunto di non scottarmi mai, nemmeno quando cammini magari per mezz'ora sul bagnasciuga, e dove di solito io mi scotto praticamente sempre. Poi, ultimo acquisto fatto in spiaggia, anche ultimo acquisto di questo periodo, sono un paio di occhiali da sole. Perché? Perché io mi sono elegantemente seduta sopra quelli che avevo, un modello Ray-Ban, sopra Tarocco, un modello Ray-Ban. Io mi sono seduta elegantemente sopra, rompendo effettivamente con gli occhiali da sole. Io poi ho il problema, purtroppo, che non riesco a stare senza gli occhiali da sole, perché ho gli occhi molto molto chiari e lacrimo praticamente subito. Di conseguenza mi sono presa un paio di occhiali, cioè in realtà ne avevo anche un altro paio che però ho lasciato a casa. E mi sono presa un paio di occhiali da sole di quelli che vanno quest'anno, quindi quelli a specchio, perché noi siamo giovani, siamo ancora giovani, e quindi mi sono appunto presa gli occhiali da sole a specchio. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti del mese di giugno-luglio. In realtà non sono solo acquisti ma sono anche regali, sono tante cose, però appunto ho questa giustificazione. Fatemi sapere se avete trovato qualcosa di carino magari voi con i saldi. Io, a parte le scarpe, non sono ancora andata in nessun negozio, spero di recuperare perché ci sono un pochino di cose che in realtà vorrei riuscire a trovare, degli short in jeans per esempio. Ho sentito pareri molto molto negativi in realtà sui saldi di quest'anno, quindi non parto granché fiduciosa, quindi se trovo qualcosa bene, se no insomma pace. E niente ragazzi, come sempre vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un grande iper mega gigantesco abbraccio e speriamo di riuscire a filmare la prossima volta nella mia vecchia location. Ragazzi, a presto! Ciao!